trasferire ai nostri ascoltatori la propria esperienza, ma riescono ad allontanarsi? Io da poco meno di 3 anni che abbiamo aperto, siamo intorno ai 3.000 persone che hanno lasciato la diretta. Cioè 3.000 clienti che girano. Ciao. Tanto salutiamo i ragazzi. Non sono più. Assolutamente. Abbiamo una percentuale intorno all'80% di chi si avvicina a questo e lascia la sigaretta. Perché? C'è un piccolo segreto, intanto io sono un ex tabagista. E quindi riesco a mettermi nei panni di chi fuma. Certo. E allora il passaggio più semplice, c'è da dire che il passaggio più semplice per passare la sigaretta elettronica è usare, il mio piccolo segreto è usare lo stesso gusto della sigaretta che uno fuma. Il passaggio semplice è quello. Anche perché gli aromi quindi sono i simili o identici. Ho delle aziende che mi riproducono per esempio lo stesso gusto e sapore di un determinato tipo di sigaretta. E quindi il passaggio semplice, veloce, immediato è quello. Tu entri abituato al tuo gusto, vai via con lo stesso gusto della sigaretta che fumavi prima. Poi ci sono dei cambiamenti, perché magari dopo un po' uno può cambiare, allora si avvicina ad altri gusti, ad altri sapori. Ma per lasciare subito la sigaretta funziona con lo stesso gusto. È lo stesso liquido che è lo stesso gusto della sigaretta. È un'altra dei vantaggi, credo che siano proprio questo sistema di interagire fra la sigaretta tradizionale e questa sigaretta elettronica. Ma io vedo in giro, noi operiamo anche in altri settori musicali, e vedo che ci sono tanti ragazzi giovani che usano queste sigarette, e comunque ho visto un po' quanto se ne parla male dei giovani e che vizi possono avere e incontrare. Sapere che comunque una sigaretta elettronica non gli crea il danno che gli crea una sigaretta normale, credo che sia un messaggio veramente importante. Ma poi vedo qua, adesso voi amici in radio non lo potete vedere, ma vi invito di nuovo, se siete da queste parti o comunque se avete voglia di fare un bel giro in questa bellissima realtà fidentina, alle porte proprio delle colline, delle nostre colline, arrivare fino qua in via Gramsci e vedere un po' quanti tipi di, come le possiamo chiamare, Antonio? Cosa sono? Svapo. Sono macchine, come si può, svapo? E-cig, sono delle SIG, sono degli hardware che producono vapore, sono gli svapo. Gli svapo, c'è un sacco di colori, magari dopo sulla nostra pagina mi faccio trasferire da Antonio alcune foto, anche perché sono delle grafiche veramente interessanti, e poi credo che i costi non siano assolutamente alti. Assolutamente no, sono molto accessibili, ripeto, poche decine di euro si può iniziare. Assolutamente, quindi ragazzi il messaggio è questo. Adesso vi lasceremo l'ultimo blocco con un po' di musica ancora per 4-5 minuti, poi ci rincontreremo per i saluti finali con il nostro amico Antonio. Ciao a tutti! Drowning in a river, cold, burning fever. Love, don't let.
We'll be right back.
come avete sentito ormai anche prima dai messaggi che vi abbiamo lanciato, siamo qua ospiti nello store Svapos qua in via Gramsci al numero 20 qua a Fidenza. Abbiamo parlato di sigarette elettroniche e secondo me, visto un po' la chat quello che ci avete scritto, siete molto interessati soprattutto a questo nuovo mondo, nuovo ma anche salutare. Adesso il nostro amico Antonio sta proprio trattando con due possibili acquirenti e gli sta spiegando tutta la situazione a livello di sigarette elettroniche. Io direi che la puntata è stata veramente pregna, molto molto interessante, sicuramente ci rincontreremo per così darvi un altro serie di messaggi importanti qua sulla nostra radio. Vi ricordo che arrivando qua a Fidenza in via Gramsci al numero 20 e entrando nel negozio per il vostro acquisto di sigarette elettroniche, dicendo che avete ascoltato la nostra radio e la diretta Facebook, oppure la diretta Facebook, oppure i podcast registrati sia audio e video, avrete uno sconto del 20%. Quindi credo assolutamente che sia una delle cose importanti risparmiare, ma soprattutto evitare di fumare in maniera pesante. Questo è un messaggio per tutti, soprattutto per i giovani. Vedo che in questa mezz'oretta che siamo passati qua dall'amico Antonio è tanta gente entrata e tutti interessati soprattutto a questa nuova nicchia di mercato. Vi faremo vedere anche sulla nostra pagina di Facebook, quindi rimanete in contatto anche sulla nostra pagina, un po' queste macchinine che io sto guardando qua dalla mia postazione, che sono favolose, coloratissime, bellissime, di tendenza. E quindi che dirvi di più? Io vi lascio la nostra sigla, siamo importanti e così. Vi facciamo salutare anche da Antonio, che così è qua. Guarda, Antonio, ci sono ancora 2 minuti di diretta. Saluta, io così ho raccontato a tutti, un po'. Grazie, un po' tutto. Grazie della visita qui da Svapos, grazie Ricky. È stato molto interessante. Spero che tanti amici ci vengano a trovare anche solo per provare. Che cosa vuol dire? Io ho detto ai ragazzi, adesso la diretta Facebook non l'abbiamo, comunque rimane il nostro podcast registrato anche sul nostro canale di Facebook di Radio Vetrina. Ritorneremo qua anche perché la puntata ha avuto un seguito secondo me molto interessante, anche perché questo nuovo modo, chiamiamo di fumare, tra virgolette, di svappare, come dici te, ha interessato i nostri amici che ci stanno ascoltando, quindi sicuramente ne riparleremo. Grazie Righi. Grazie a voi, sigla e poi ci ritroviamo qua puntuali. Saluti a tutti. Se la musica è da sempre il tuo mondo e ti basta un microfono per sentirti libero, se sei nato con l'iPod e per te la radio non si sintonizza ma si clicca, se per te è una professione, o magari è solo un gioco, e non importa cosa, ma hai sempre qualcosa da raccontare. Se questa volta vuoi far sentire la tua voce, allora Spreaker è la radio che cercavi, dove lo show sei tu.